Noi abbiamo voluto dare in questa occasione un elemento di internazionalità a questo evento, un evento fieristico che vede la sua 7ª edizione realizzarsi in questi giorni. Era un evento tipicamente nazionale, abbiamo davvero voluto e ritenuto importante intervenire con degli operatori internazionali, perché riteniamo che questa sia davvero quella della tecnologia innovativa legata alla fabbrica, all'ottimizzazione dei processi produttivi, sia proprio un'eccellenza piemontese, tipicamente piemontese. Abbiamo veramente molte aziende che hanno molto da dire a livello internazionale e quindi abbiamo voluto portare qui in questo contesto degli operatori internazionali di primissimo profilo che provengono, peraltro sono 12 e ci sono 21 rappresentanti di questi buyer internazionali che provengono dai paesi più lontani e più vicini, ma sicuramente tutti alla ricerca di nuove tecnologie, provengono dalla Russia, dal Brasile, dalla Germania, dalla Corea, dalla Francia, sono tutti operatori che in questi giorni avranno un numero considerevole di appuntamenti con operatori piemontesi e italiani che offrono tecnologie innovative. Quindi questo è un intervento che abbiamo voluto convogliare su questa iniziativa fieristica, ma che è nell'ambito di un programma pluriennale che in questo caso è supportato da Regione Piemonte, Sistema Camerale Piemontese, e che il Centro Estero realizza in quanto proprio braccio operativo di queste strutture, proprio per internazionalizzare e supportare le aziende della filiera della meccatronica, dell'automazione industriale su mercati internazionali. Quindi è uno dei diversi interventi che il piano prevede nell'arco dei 3 anni. Riteniamo che questo sia un contesto davvero qualificato, perché questi operatori internazionali hanno davvero una visione, un panorama a 360 gradi di quanto l'Italia può esprimere in questo contesto.